Anime giovani salite in cielo. Samuele Tommasi. Luciano Zago. Andrea Franzin. C'è salto nel parcheggio della SMEA, poche decine di metri dal guardrail della A4. Vengono scanditi uno a uno i nomi delle vittime della strada in questo territorio così duramente colpito dai lutti. Il parroco Don Mauro Gazzelli ha ancora una volta chiamato tutti a raccolta, istituzioni, forze dell'ordine, associazioni e soprattutto famiglie e genitori rimasti senza un figlio. Un'urna con i loro nomi, aperta di anno in anno per contenerne purtroppo di nuovi, e un fardello, quello del tratto maledetto dell'autostrada, senza rimedio se non un corretto atteggiamento alla guida. Qui passa tutta Europa in questo tratto della 4. Quindi ecco questa continuità, uscire dal casello anche per una preghiera, una supplica. Come mi ha detto Iso Radio l'anno scorso, ognuno deve combattere con le sue armi e io come sacerdote devo proporre le armi della preghiera. È incolmabile il vuoto, almeno tra di noi, con chi rimane, stringerci vicino. Ci può toccare tutti, ecco, questo è quello che è il significato, quindi diciamo che ben vengano queste manifestazioni e bisogna anche comunque che ci diano risorse per poter migliorare soprattutto le infrastrutture in modo tale da evitare queste situazioni così gravi e penose. Anche giovedì c'è stato un incidente importante che ha bloccato completamente il paese, pertanto serve grandissima attenzione, non so neanche se le infrastrutture, per quanto importanti e per quanto necessarie e stanno arrivando, siano da sole ottimali per risolvere definitivamente questo problema. Neppure la terza corsia, ripete a più riprese anche Don Mauro durante l'omelia, basterà per cancellare questa piaga. La preghiera alla Vergine portata in processione fino a ridosso dell'autostrada e poi i lumini da accendere in chiesa. E infine la poesia che Alessandro Camerin, rimasto per settimane in coma, dedica all'amico Lorenzo Carrer, morto appena 18enne mentre insieme erano in sella allo scooter sulla Triestina a Torre di Mosto nel 2014. Lore, ora ti ricordo, non dimentico, non ti scordo, con rispetto per chi sta soffrendo. Te le cose le raccontavi sorridendo. Se mi stai ascoltando, ti sto solo ripetendo che la tua vita è stato il regalo più stupendo. Ciao Ale.